Grazie Isabella, buongiorno a tutte e a tutti. Fuori di ogni retorica è veramente una bella occasione quella di oggi, perché apriamo il nostro semestre, lo apriamo con un importante appuntamento che è centrato sullo sguardo sociosemiotico, ma che è oggettivamente dialogante con altri saperi e con altre modalità in qualche modo di osservare la realtà. E quindi grazie a Isabella per aver insistito, per aver in qualche modo provato fino all'ultimo, insieme a tutti quanti noi, a organizzare questo appuntamento in presenza. Come sapete, la situazione è ancora molto complicata. In questo momento le aule sono oggetto di revisione dal punto di vista strutturale, ci sono i lavori nell'aula che avremmo dovuto occupare, per esempio. Soprattutto c'è un complicatissimo sistema di autorizzazioni, di impegni reciproci. Insomma, nonostante il nostro desiderio di spingerci avanti, siamo ancora drammaticamente, per molti aspetti, in emergenza. Però ci siamo, no? Apriamo il semestre, apriamo, se volete, l'anno accademico con questa importante iniziativa e quindi nelle modalità. Poi del convegno abbia anche qualcosa a che fare con i modi in cui ci rapportiamo, ci relazioniamo stamattina, ci siamo abituati a interagire con gli studenti, con i colleghi, con le forme di. Secondo motivo di grande gioia, non lo nego, nel mio grid, come si dice in termine tecnico, lo è un onore avere Alberto qui. Avrei, come dire, molto, sarei stato molto più felice se fossimo riusciti veramente a farlo di presenza, perché c'è una componente simbolica che è inevitabile richiamare in questo momento, e lo faccio non solo con piacere e per dovere istituzionale, ma come Alberto e tutti gli altri sanno, prima per affetto, se posso usare questa espressione, per riconoscimento per il ruolo straordinario che ha avuto per tutti quanti noi di Via Salaria Comunità Scientifica. Lo ricordo soprattutto ai più giovani, alle persone che sono entrate nel dottorato e che magari si sono laureate 2012, 2013, 2015, alcuni 2018. Alberto è stato una delle persone che ha fondato il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione e poi la facoltà. Quindi è stato un protagonista di quel meccanismo che ha gemmato all'interno dei saperi sociologici la nascita, lo sviluppo del corso. A Siena è avvenuto in maniera differente, a Bologna è avvenuto in maniera differente la gemmazione di corsi di laurea in comunicazione, ma a Roma, per una serie di circostanze, si è collocata all'interno di questo alveo, per parlare fuori di metafora, all'interno della vecchia facoltà di sociologia. È stato un processo molto intenso, molto bello, molto affascinante. Da qualche parte per cercare di capire cosa avrebbe potuto rappresentare l'innesto dei saperi di comunicazione all'interno dello sguardo sociologico, sia per il Dipartimento, sia per. Alberto, per me è uno studioso che è stato sempre capace di spiazzare e di spiazzarmi, no? È uno che esce fuori dai perimetri disciplinari, è uno che suggerisce strade inesplorate, ed è per questo motivo che sono particolarmente felice di vederlo dal suo studio questa mattina e mi auguro che ci sarà data un'occasione quanto prima, spero nel secondo semestre, di averlo qui. Un po' di discorso che ho. Aggiungo, se Isabella mi dà ancora 5 minuti, qualche piccola riflessione sul tema
di oggi, sul tema di oggi e di domani. E faccio sempre la solita operazione che spetta al direttore di dipartimento. Ahimè, fisicamente non sarò con voi se non a sprazzi. Ai motivi che potete immaginare se ne aggiungono altri. Purtroppo la quotidianità ci insegue, siamo stati oggetto di un attacco hacker su uno dei server. In questo momento rischiamo di perdere una parte della nostra attività gestionale, non sappiamo che cosa riusciremo a recuperare, bisogna fare una denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. Vi chiedo, come sempre, e scusandomi, il permesso di distrarmi tra mezz'ora, 40 minuti e poi se posso di rientrare quando mi vedete in linea, è segno che sono. Però un paio di cosine le volevo dire per lasciarle in dote alla discussione. Allora, il senso del luogo, gli spazi urbani e gli ambienti mediali, credo in maniera molto consapevolmente, richiami un tema che è quello della mediatizzazione di spazi di vita e un volume che a molti di noi è caro, che nell'edizione originale dell'86 si intitolava No Sense of Place, The Impact of Electronic Media on Social Behavior. È un libro dell'86, ma è un libro ancora assolutamente straordinario perché indica sostanzialmente un percorso e quindi un volume che nasce sulla televisione e sui suoi codici di accesso, no? Profondamente allora democratici, aperti, che non necessitavano di socializzazione, di formazione. Sempre la presenza di Alberto, fa ricordare e citare un suo volume di fine degli anni 90, in cui si ragionava appunto sul possiede il codice, no? Sugli analfabeti, ma sulla rivoluzione potenziale che gli analfabeti portavano al nostro modo di stare in società, di rappresentarsi la società, di scambiarci. Ma è anche un libro fondamentale rispetto al rapporto privato-pubblico, rispetto al mondo che si fa vetrina, entra nelle nostre case, ma anche rispetto alle sfere della nostra vita che si rappresentano all'interno di quel mondo, che entrano a far parte di quel mondo, che si relazionano in forme di socializzazione quasi immediata. Bene, la riflessione banalissima è che il titolo di questo convegno ha un ulteriore senso e forza perché credo ormai abbiamo preso atto tutti, non solo noi studiosi, che i media elettronici contemporanei, quelli che viviamo, in senso ampio, una platea molto vasta che comprende dai vecchi media generalisti, sono espressioni brutte, ma insomma servono a identificare quel tipo di esperienza del Novecento fino diciamo, alle piattaforme oggetto di attività repressiva da parte di Trump, sì, metto dentro anche TikTok e le ultime forme espressive. Bene, questa galassia via via differenziata si è resa più complessa, eccetera, ha drasticamente accelerato il processo che Meyerowitz con grande intelligenza leggeva nell'86 e in qualche modo ci ha accompagnato questi anni, dall'86 a oggi, perché questi media si sono da un lato resi complementari ai vecchi, no? E soprattutto hanno reso molto più agevole dal punto di vista dell'accesso, quindi stiamo parlando in senso proprio Meyerowitz scritto codici di accesso, la capacità di autoproporsi come protagonisti dello spazio mediale. Ovviamente, e qui provo a sorridere, io non dispongo del codice di accesso a TikTok, temo che nemmeno il mio amico Alberto ne disponga e non so se voglia rischiare, di fare qualche simpatica figura, ma insomma, al di là del fatto che posso stare a disagio su Instagram e su TikTok, perché lì la componente di competenze generazionali è molto più elevata e le forme di ibridazioni con altri strumenti
strumenti mediali è molto più forte. A me, per esempio, manca quasi del tutto la colonna sonora, che è poi il protagonista delle espressioni creative su TikTok, ride, però sto citando l'ultima e più recente oggetto di discussione in questi giorni, appunto per le operazioni che sono in corso sulla piattaforma. Capite che il livello di, come dire, interazione possibile fra social behavior, no, per rimanere al titolo, e forme elettroniche all'ora della rappresentazione, pur sempre della rappresentazione, perché poi di rappresentazione di se stessi si tratta, ma insomma la rappresentazione è inserita in un processo in cui, anche se metaforicamente, finiamola di dire che tutti hanno lo stesso diritto di accesso, è evidente che una persona con 50 milioni di follower conta di più di una con 300 follower, ma al di là di queste banalità, sapete benissimo tutti che il caleidoscopio che si forma sui schermi dei nostri computer o dei nostri telefonini è comunque un ambiente molto pluralizzato. Fine della prima riflessione, seconda, 2 minuti per la seconda riflessione. E nel titolo, nelle riflessioni di Isabella, nel lavoro del gruppo che con lei attraversa la città, attraversa nel senso fisico, anche metaforico, scientifico, e c'è l'altro tema, secondo me, molto importante, nel senso che gli spazi che sono poi colonizzati non sono elettronici, uso l'espressione originaria di Merovitz, anche se non dovremmo chiamarli così, potentissima, perché in questo momento non si tratta soltanto di delocalizzare, spiazzare, rompere l'esperienza del luogo che ad avviso mio e ad avviso di molti altri studiosi contemporanei, è un'esperienza che struttura in senso sociologico forte il nostro essere nello spazio, il nostro attraversare. Allora continuo a ragionare sugli attraversamenti, sto parlando banalmente di che cosa significa attraversare la città prima o dopo Google Maps. L'essenziale della città è radicalmente differente, tant'è vero che dopo aver contribuito dalla beta version di Google Maps a fare lo sviluppatore, scherzo, continuo ancora a dare a Google i suggerimenti quando c'è qualche cosa di sbagliato sul Map, perché penso che sia un dovere, se volete, etico, no? Contribuire al posizionamento sulla cartografia del posto giusto, no? Sia esso un luogo culturale, di risorsa naturale o di altro tipo, diciamo, di nuovo più per le risorse naturali. Ma sto ragionando sulla potenza d'urto della rappresentazione cartografica del mondo che c'è in qualche modo imposta dal fatto che siamo dipendenti strutturalmente. E questo comporta una cosa che studiamo da anni, ma che adesso è ancora più violenta in termini di impatto: la percezione del sé nello spazio urbano, no? Anche perché sulla cartografia insiste la catalogazione, e quindi pensate a quella straordinaria e rischiosissima dal punto di vista della cessione dei propri diritti personali di osservazione da parte di piattaforme, la cronologia di Google Maps, no? Questo straordinario meccanismo di cui i più sono inconsapevoli, che ti può far dire, no, 10 anni fa eri lì e hai fatto questo, e poi ti dice lo allevi, ti dice anche hai visto queste persone, hai fatto quest'altra cosa. Capite che la potenza di fuoco è straordinariamente forte. Ma chiudo con un tema che mi auguro poi venga ripreso. Ho visto alcuni pezzi di discussione su questo particolare schema. La strutturazione della città
è anche, come dire, disciplinante, prescrittiva rispetto alle sue modalità di utilizzo. E qui si apre un discorso molto affascinante che parte dal paradigma delle smart cities, lo esplora, no? Quell'incrocio pazzesco fra opportunità. Quell'oggettino a motore elettrico, no, su due ruote, no, che una volta serviva per i bambini e adesso alcuni adulti che ne subiscono la fascinazione, no, e che attraversano la città. Impatta sulla smart mobility, ma come sapete impatta su tutto. La dipendenza nei nostri spostamenti turistici, della possibilità di poter disporre di alloggi attraverso piattaforme, cambia drasticamente la natura di alcune aree delle città. No? Se una volta parlavamo di gentrificazione in alcuni spazi e seguivamo alcuni paradigmi, adesso nel sistema no COVID, le piattaforme generano, no, di fatto nuove configurazioni di spazi urbani. E ho finito, però la sottolineatura su questa nuova forma di disciplinante rispetto agli spazi è l'aspetto che mi interessa di più dal punto di vista scientifico. Siamo di fronte probabilmente a un salto di cui debbono prendere atto non solo gli studiosi, ma mi auguro rapidamente anche i decisori politici. Quanti noi, in quanto cittadini responsabili, perché veramente questo tipo di diciamo, struttura di piattaforma tecnologica che si innesta sul tessuto urbano cambia il nostro modo di vivere e di relazionarsi. Grazie per avermi sopportato per questi minuti. Grazie a te, Alberto, L'espressione che della felicità e della gioia per questa iniziativa che mi auguro si realizzi nella maniera migliore. Buon lavoro a tutti e grazie ancora Isabella. grazie a te, Alberto, che hai focalizzato così bene alcuni temi del convegno. Ricordo a tutti che l'apertura scientifica del convegno l'avremo oggi pomeriggio alle 15 con l'intervento di Pietro Montani, presentato da Riccardo Finocchi. Darei subito la parola a Antonio Fasanella, direttore del nostro dottorato, ricordando anche che ci sarà un focus sul dottorato e sulla rete dei dottorati, Fedros, oggi, venerdì alle 16:30 con Cristian Ruggero e Bianca Terracciano. Antonio, a te la parola. Grazie, buongiorno e grazie a tutti per la partecipazione. Spero mi sentiate bene, okay. Per la partecipazione a questa importante occasione di riflessione scientifica. Naturalmente, io sono molto contento di portare i saluti del dottorato di ricerca in comunicazione, ricerca sociale e marketing a questo convegno. Il nostro dottorato di ricerca in questi ultimi anni ha inteso consolidare e, se possibile, sviluppare una linea politica di promozione e sostegno, anche finanziario, di occasioni di disseminazione, di approfondimento, di confronto scientifico a spiccata vocazione internazionale. Ora, il programma del 2020 promosso dal dottorato prevedeva due occasioni di incontro. La prima, in ordine cronologico, si sarebbe dovuta tenere a giugno, ma per i motivi che sappiamo è stata rinviata a data da definirsi. La seconda, invece, come cambia il senso del luogo, spazi urbani e ambienti mediali, era prevista per il 24, 25 e 26 settembre ed eccoci qui, puntuali,
sia pure nelle forme comunicative le più, come dire, compatibili rispetto ai vincoli imposti dall'attuale condizione sanitaria. Perciò io sono particolarmente grato a Isabella Pezzini e al gruppo di colleghi che hanno collaborato con lei in questi mesi. Si sono impegnati pervicacemente perché il convegno potesse svolgersi regolarmente pur nelle condizioni date e non negoziabili. Non era scontato, non è stato facile, ma onorare l'appuntamento di questi tre giorni rappresentava e rappresenta una circostanza densa di significato, tanto sul piano scientifico istituzionale quanto sul piano socio-relazionale, in ambito intra ed extra dipartimentale. Quindi grazie Isabella. Lasciatemi dire, e qui corro il rischio di essere accusato da autocelebrazione, che sono stati e saranno mesi difficili, ma il dipartimento, il dottorato per quanto mi riguarda, gruppi di colleghi e singoli colleghi sono stati, si sono mostrati all'altezza del compito, facendo fronte efficacemente all'oggettiva difficoltà della situazione. Tutti quanti forti, come sempre, dell'insostituibile supporto del personale TAB. E qui voglio cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente, in particolare il personale tecnico-amministrativo, per la mirabile prova di militanza e dedizione istituzionale fornita. La prospettiva seguendo la quale il nostro dottorato ha patrocinato questo come altri convegni guarda principalmente, direi fondamentalmente, agli iscritti al corso e ai dottori di ricerca per i quali si prevede un coinvolgimento diretto nei lavori di grado variabile anche in ragione della posizione lungo il percorso formativo e della maturità raggiunta da ciascuno di essi. Ci sembra importante, insomma, che gli allievi del dottorato, in aggiunta a quelle che caratterizzano il loro programma formativo triennale, possono beneficiare di ulteriori occasioni di confronto nazionale e internazionale su tematiche che intercettano le linee di ricerca costitutive dei tre curricoli del dottorato, e cioè comunicazione, ricerca sociale e marketing. Ora lo dico apertamente, il dottorato è interessato in modo naturale, da un lato all'ampiezza della rete scientifica che si struttura intorno al convegno, dall'altro al grado di prestigio dei partecipanti all'iniziativa e all'interesse delle relazioni scientifiche presentate, e infine, ma direi non da ultimo, alla possibilità di una pubblicazione caratterizzata da una buona collocazione editoriale per almeno alcuni dei lavori presentati dagli allievi del dottorato, i contributi evidentemente scientificamente più validi. Ora, uno sguardo anche rapido alla rete organizzativa e scientifica costituitasi intorno a questo convegno, ma soprattutto al Book of Abstract, conferma che la tre giorni che inizio stamattina, con il propedeutico dovuto ricordo di Paolo Fabbri e con la presentazione di 25 paper proposti da 40 relatori nazionali e internazionali, sembra corrispondere perfettamente agli auspici
del dottorato di ricerca sommariamente richiamati sopra. Vorrei dire, per chiudere, una parola sui contenuti del convegno. Ora, io non mi soffermerò sui singoli papers, non spetta a me farlo. Mi preme però cogliere un aspetto degno di essere segnalato, a mio parere. Non è stata certo una sorpresa, ma una gradita conferma, rilevare che oltre la metà dei 25 contributi che saranno presentati in questi tre giorni contiene riferimenti diretti e indiretti al Covid-19. Ora, con il, come dire, tanto impegnativo quanto necessario distacco emotivo, si può affermare che il coronavirus abbia rappresentato un fattore formidabile di cambiamento globale, e non solo sotto l'aspetto banalmente geografico, ma anche con riferimento alla sua capacità di impattare su tutti gli aspetti, tutti, della vita di ciascuno di noi. L'analisi del cambiamento rappresenta, come noto, uno degli elementi che costituiscono l'essenza stessa della conoscenza scientifica. E fa piacere riscontrare, ma ripeto, si tratta di conferma e non di sorpresa, fa piacere riscontrare che la semiotica, al pari di altre scienze, anche molto lontane da essa in quanto a oggetto e metodi di ricerca, non abbia mancato di cogliere questa opportunità, una simile opportunità. E in realtà la storia della scienza mostra come spesso l'origine della scoperta scientifica sia rintracciabile proprio nella costituzione di situazioni indeterminate, inedite, come tali non inquadrabili entro gli schemi di conoscenza e di intervento disponibili, e perciò non prontamente risolvibili. Ora, nel caso specifico è necessario aggiungere purtroppo non prontamente risolvibili. Ora, io, come dire, l'augurio con il quale mi congedo da voi, alle 10:15 un'altra riunione, ma fino alle 10:15 mi fa piacere rimanere con voi. L'augurio, appunto, è che in qualcuno dei contributi, e sono certo che sarà così, che verranno presentati oggi, possano essere rinvenute anche solo a livello embrionale le basi per programmi di ricerca futuri, senza che si possano escludere esiti fausti di reale progresso della conoscenza. Buon lavoro e grazie ancora, Isabella. Grazie mille a voi per la vostra generosità con cui avete aperto i nostri lavori, e spero che appunto possiate un po' seguire il convegno e di poter discutere ancora insieme.